In questo problema abbiamo due altoparlanti A e B distanti di 200 cm che emettono in fase onde armoniche sonore di frequenza 1000 Hz. Quindi l'altoparlante A genera onde armoniche sonore progressive, il B regressive. Queste due onde progressive e regressive interferiscono nella zona tra i due altoparlanti, fanno interferenze costruttive e distruttive, e quindi si genera qua all'interno, nella zona tra i B, un'onda stazionaria che avrà alcuni punti detti antinodi, dove appunto le onde arrivano in fase e interferiscono costruttivamente. Sono punti dove l'aria oscilla con la massima ampiezza, e dei punti invece detti nodi, dove l'aria non oscilla, sono punti fissi. La pressione dell'aria rimane sempre inalterata, non ci sono sovra e sottopressioni perché le due onde arrivano in controfase e quindi si annullano. Sappiamo che di onde stazionarie qua dentro si possono formare infinite, ci può essere la prima armonica, quella che ha un solo antinodo al centro, ci possono essere due, cioè ci può essere la seconda armonica che ha due antinodi, la terza armonica ne ha tre e così via. Tutto dipende dalla frequenza con cui vengono emesse le due onde. Con 1000 Hz dobbiamo andare a vedere quanti nodi e quanti antinodi si formano in questa zona fra i microfoni e anche le loro posizioni, dove si trovano i nodi e gli antinodi. Cominciamo calcolando la lunghezza d'onda, prendendo 340 metri al secondo, velocità del suono in aria, sono quindi 34 centimetri di lunghezza d'onda. A questo punto andiamo a scrivere le condizioni per avere l'interferenza costruttiva, quindi le due onde arrivano in fase, in quali punti? Nei punti che hanno questa caratteristica, la differenza dei cammini tra le due sorgenti, quindi tra A, per esempio uno di questi punti potrebbe essere questo punto A antinodo, no? Dove la differenza tra i due cammini che percorrono le due onde, quindi di 1 è il cammino da A a F, di 2 è il cammino da B a F, questa differenza tra i due cammini deve essere un numero intero di lunghezze d'onda. Mentre invece un altro punto dove si forma un nodo è quando la differenza tra i due cammini D1 e D2 invece è un numero dispari di mezze lunghezze d'onda, come indicato in questa condizione qua. Differenza di cammino è un dispari di mezza lunghezza d'onda, il che vuol dire che è un numero intero di lunghezze d'onda meno o più una metà. Quindi queste sono le solite condizioni di interferenza costruttiva e distruttiva. Andiamo quindi a esprimere la differenza di cammini D2 meno D1. Se io dovrei mettere in modulo, ma se io scelgo di lavorare soltanto nella metà sinistra del segmento AB, allora avrò sicuramente D1 minore di D2 e quindi evito di mettere il modulo perché D2 è più grande di D1. D1 lo chiamo x e D2 lo chiamo invece d meno x, 200 cm meno x. E quindi scrivo questo sistema in cui ho riportato la differenza di cammino di 2 meno D1, quindi D meno X meno X, e anche la differenza di cammino come numero intero di lunghezze d'onda, che è la condizione delle interferenze costruttive, cioè per trovare i punti di antinodo, delta uguale n lambda. Mettendo insieme queste due equazioni otteniamo D meno 2X uguale n lambda. Questa è un'equazione di primo grado, molto semplice, da cui si possono trovare le posizioni x, che sarebbero le posizioni degli antinodi. Andiamo direttamente alla formula generale per trovarle tutte: d meno 2x uguale n lambda, da qui basta ricavare la x, ci metto un indice n per far in modo da capire che a ogni n corrisponde una diversa posizione, quindi il primo antinodo, il secondo, il terzo e così via. Questa è la formula inversa di questa, con n che può partire da 0. Nel caso in cui n parte da 0, vuol dire che D1 e D2 hanno la stessa lunghezza. Infatti la differenza di cammino tra loro viene 0, quindi vuol dire che stiamo parlando del punto centrale. Infatti, se poniamo n uguale a 0, viene x0 uguale d mezzi. D mezzi è proprio la metà di d, è 100 cm, un metro. Se invece poniamo n uguale a 1, in questa equazione otteniamo d meno lambda diviso 2. I calcoli sono qua: d 200 cm meno 34 cm è una lambda, diviso 2, 83 cm. Infatti, se effettuiamo il controllo, d1 è 83 cm, d2 è 200 meno 83 cm, quindi quello che manca per arrivare a 2 metri, 117 cm. La loro differenza, 117 meno 83, sono 34, qui ho dimenticato l'unità di misura centimetri.
che corrisponde esattamente a una lunghezza d'onda, quindi si conferma che la differenza di cammino è una lunghezza d'onda avendo posto n uguale 1. Gli altri antinodi li trovo sempre da questa formula, ponendo n uguale 2, 3, 4 e così via. Con n uguale 2 ottengo 66 cm, con n uguale 3 49 cm, con n uguale 4 32 cm, con n uguale 5 15 cm, con n uguale 6 non ottengo più niente, perché 6 lambda supera d. Infatti 6 lambda sono 204 cm, quindi otteniamo un valore negativo, 200 meno 204 cm diviso 2, e non ha senso un xn negativo perché, per come è stato definito, xn è la distanza fra l'altoparlante di sinistra e i punti a destra, non può essere negativo. Questo vuol dire che sono finiti qui gli antinodi, 15 cm, 32 e l'ultimo è a 83 cm. Ricordiamo però che stiamo lavorando soltanto nella prima metà dell'intervallo tra i due altoparlanti, cioè stiamo lavorando nel primo metro. Questo infatti l'ho scritto anche qui, tutte queste xn sono più a sinistra di mezzi, cioè di un metro, cioè si trovano nella prima metà dello spazio fra i due altoparlanti. Questo si vede anche dalla formula, perché di mezzi meno qualcosa vuol dire che le xn sono tutte minori di mezzi, perché è di meno qualcosa, quindi la quantità a destra è minore di mezzi, cioè minore di 100 cm. Ora andiamo a vedere dove si trovano invece i nodi. La condizione è quella delle controfasi, quindi la differenza di cammino, che è sempre di 2 meno di 1, cioè di meno x, cioè di meno 2x, stavolta non deve essere non deve essere n volte la lunghezza d'onda, ma deve essere i numeri dispari di mezze lunghezze d'onda, con n stavolta che parte da 1. Perciò andiamo a risolvere l'equazione, che in questo caso è di meno 2x, la parte di sinistra è uguale a prima, la parte di destra invece è 2n meno 1 lambda mezzi. Ricaviamo quindi con la formula inversa la posizione x, aggiungiamo l'indice n in modo da darci tutti i nodi x1, x2, x3, tutti i nodi che otteniamo appunto con n uguale 1, 2, 3 e così via. Anche in questo caso stiamo lavorando nella parte sinistra, quindi nel primo metro, tra i due altoparlanti. Andiamo quindi a sostituire n uguale 1. Il primo nodo quindi viene a, dobbiamo fare 200 cm, meno il primo dispari è il dispari 1, lambda mezzi è la metà di 34 cm, quindi 1 per 17 cm diviso 2, 91,5 cm. Vediamo gli altri nodi, mettiamo n uguale a 2, otteniamo il secondo dispari che è 3, infatti 2 per 2 è 4, meno 1, 3. Poi mettiamo n uguale a 3, troviamo il terzo nodo e allora abbiamo qui da sostituire il terzo numero dispari che è il 5. Poi con l'n successivo avremo il numero dispari successivo, quindi il 7, poi il 9, poi l'11. Quindi questo 2n-1 assume valori 1, 3, 5, 7, 9, 11. E poi andiamo sempre a sostituire 200 cm al posto di d, 17 cm al posto di lambda mezzi, e i risultati sono questi, 91,5, 74,5. Vediamo che il sesto nodo è l'ultimo, perché il settimo nodo, se noi andassimo a sostituire 200 cm meno il settimo dispari, che è il numero 2 per 7, 14, meno 1, 13, 13 volte 17 cm, troveremo una cosa negativa. Infatti 13 per 17 cm fa 221 cm, d era solo 200 cm, viene quindi una quantità negativa, l'x7, il settimo nodo, non c'è. A questo punto abbiamo trovato quindi tutti i nodi e tutti gli antinodi, li andiamo a mettere nello spazio tra i due altoparlanti, questo è il primo altoparlante, questo è il punto di mezzo a 100 cm e il secondo altoparlante sta più a destra. Visto che abbiamo appena trovato gli antinodi, cioè i nodi anzi, mettiamoci subito i nodi che ho colorato di rosso, corrispondono alle onde che arrivano in controfase, quindi alle interferenze distruttive. Quindi abbiamo 6 cm e mezzo, 23 e mezzo, 40 e mezzo, sono tutti questi segnati fino a 91 e mezzo. Poi mettiamoci gli antinodi indicati con il verde con F, vuol dire che lì le onde arrivano in fase, le onde che provengono da destra e da sinistra e fanno l'interferenza costruttiva. I valori sono 15, 32, 49, 15, 49, 66, 83 e c'è anche la fase a 100 cm dove le due onde percorrono ciascuna un metro, è il punto di mezzo. Naturalmente questo vale nella prima metà della distanza fra i due altoparlanti, nella seconda metà le cose sono identiche.
con simmetria rispetto al punto medio. Per esempio, siccome tra 91,5 e 100 cm ci sono 8,5 cm, allora anche tra 100 e questa controfase ci sono 8,5 cm, quindi qui ci sarà 108,5, altri 8,5 cm arriviamo alla fase, altri 8,5 cm alla controfase. Infatti, fase e controfase si alternano con distanza fissa di 8,5 cm, lo possiamo anche vedere dai numeri: tra 6,5 e 15, 8,5 cm, tra 15 e 23, 8,5, 23, 32, 8,5 e così via. Quindi la distanza fra una fase e la controfase vicina è lambda quarti. 8,5 cm infatti è un quarto di 34 cm. Infine contiamo quanti antinodi ci sono tra i due altoparlanti per capire che armonica è quella che corrisponde a 1000 Hz, che era la frequenza emessa dai due altoparlanti. Gli antinodi sono caratterizzati dall'interferenza costruttiva, le onde arrivano in fase, quindi sono questi verdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 più altri 5 di qua, quindi sono 11 antinodi. E quindi possiamo dire che si è stabilita qua dentro, tra questo punto e il simmetrico dall'altra parte, un'onda stazionaria che è l'undicesima armonica. Perché dico tra questo punto che si trova a 6,5 cm e non dico tra il punto A e il punto B, ma tra questo punto qui e il suo simmetrico? Perché nell'onda stazionaria immagino sempre che agli estremi ci siano due nodi. Quindi i nodi si trovano a 6,5 cm e dall'altra parte a 2 metri meno 6,5 cm. Questi sono i due nodi e là in mezzo ci sono 11 antinodi, quindi è l'undicesima armonica, detta anche undicesimo modo di vibrazione normale. Ultima osservazione, qui stiamo parlando di onde sonore in aria. Di conseguenza, dove abbiamo gli antinodi, per esempio questo o quest'altro, vuol dire che l'aria oscilla in modo longitudinale, perché le onde sonore in aria sono longitudinali. Allora vuol dire che se per esempio in questo antinodo a 66 cm dall'altoparlante A in un certo istante c'è un massimo di pressione, vuol dire che le particelle stanno avvicinandosi, cioè si compattano da sinistra e da destra su questo punto. Nello stesso momento, però, nei due antinodi adiacenti, quindi questo a 49 cm e questo a 83 cm, ci saranno invece dei minimi di pressione dell'aria. Se qui c'è un massimo di pressione, qua ci sono dei minimi, vuol dire che l'aria sta allontanandosi da questi due punti, quindi l'aria si sta allargando verso sinistra e verso destra sia intorno a 49 cm che intorno a 83 cm, mentre invece intorno a 66 cm l'aria si sta stringendo verso questo punto. Dopo invece un mezzo periodo di oscillazione succederà il contrario, che qua dove c'era un massimo di pressione ci sarà un minimo di pressione, quindi l'aria prima si stringeva a questo punto, adesso invece si allontanerà da questo punto, mentre invece l'aria si andrà addensando attorno ai 49 cm e gli 83 cm, quindi l'aria oscilla orizzontalmente, qui va stringendosi e qua va allontanandosi e viceversa un mezzo periodo dopo.